Pronto, dimmi. Ciao, chiamo da Brescia. Brescia mi piace, abbiamo già avuto diverse telefonate da Brescia. Bene, bene. Ho una critica da farti, accetti le critiche. Che c'hai? Una critica da farti, accetti le critiche. E certo che accetto, a me non me ne frega un cazzo. Bene, bene. Diciamo che mi è un po' deluso, Richard, perché il rock è sinonimo di sincerità, mentre tu ci stai raccontando un'infinità di cazzate. L'altro giorno ho trovato il tuo bastone infernale a 15 euro in tabaccheria. È possibile? Cosa hai trovato? Il tuo bastone infernale a 15 euro in tabaccheria. Non è possibile. Stai raccontando un mare di cazzate. È possibile. E poi chissà perché il tuo DVD non si trova nemmeno online. È già tanti. Il mio DVD non si trova online perché è dotato di una membrana speciale con cellula fotoelettrica che non si può inserire. E addirittura. Guarda, le cose le decido io. Tu stai dicendo un mare di cazzate, ma tutto stronzo. Vattene a fanculo, per cortesia. In tabaccheria non esiste nulla di niente ed è stata una mia decisione. Non farlo inserire su internet, non avere immagini amatoriali con internet. Vuoi vedere i miei contratti con la Sony? Sono decine e decine di fogli che ho firmato. Se non ci credi, senti, hanno telefonato da Portland, hanno telefonato da Vancouver, mi hanno tutti visto in concerto. Ma te la per il culo? Ma vattene a fanculo, brutto froso! Schifoso! Brutto froso, schifoso!